con Corsa Filippo, con Certani questa partita, prima vittoria a casalinga dopo insomma la partita infinita con Salerno, è arrivato questo successo con Maddaloni. Era importante prepararla bene, era importante prepararla, giocarla bene, scusami, avete fatto tutto questo, ci sono stati dei momenti che probabilmente, insomma, parliamo, non ti hanno convinto appieno, però è questo successo, no? Sì, abbiamo giocato una gara, secondo me, media, sinceramente abbiamo fatto due prestazioni migliori, soprattutto la prima in casa, ho giocato una prestazione complessivamente migliore, una partita più dura, è chiaro che giocare contro una squadra che ti lascia tanti spazi nei primi secondi dell'azione, ti incuriosisce, devi essere bravo a capire, a mantenere la consegna, a eseguire, non sempre lo siamo stati un po' superficiali in alcuni momenti della gara. Tuttavia c'è da tenere presente che comunque stiamo provando ad cambiare tanto la posizione. Questa sera di Under ha fatto un passo indietro rispetto all'ultima gara, ci sta, il processo di crescita è chiaramente un andamento alterno dei nostri giovani giocatori. Si stanno allenando tanto, secondo me qualcuno paga anche un po' di stanchezza, sinceramente. Però complessivamente mettiamo a casa due punti senza grandissima sofferenza, quindi va bene così. Poi ci avete condotto semplicemente dalle prime battute, forse la difesa ha fatto la differenza proprio nei primi 20 minuti, considerando che insomma Maddaloni ha avuto grosse difficoltà al tiro, al di là del tiro, insomma, perché avete reso una vita molto difficile. Poi, come dicevi, ci sono stati un po' dei passaggi un po' a vuoto, probabilmente insomma un passo di parte invece dei più giovani. Che cosa hai visto di positivo però all'interno di questa gara? Il positivo secondo me è l'applicazione complessiva nella metà campo difensiva, perché tutti hanno fatto uno sforzo importante per cercare di togliere i due tre punti di forza che Maddaloni sicuramente ha. Chiaro che però alcuni puntetti anche azzardati, sinceramente alcuni puntetti che ho fatto erano molto molto sperimentali, proprio per cercare di dare responsabilità a ragazzi molto giovani. Non abbiamo retto benissimo, l'inizio del quarto quarto è stato insufficiente dal punto di vista proprio del trasporto emotivo, però devono capire che secondo me in alcune gare contro dei pari età devono avere, possono avere un impatto migliore. Anche un giocatore bravo come Cioppa, che è un eccellente giocatore, Cioppa, prima che di Mazzaloni, è un eccellente giocatore nonostante la giovane età, secondo me se noi capiamo che possiamo provare a competere a quei livelli è un passo importante in avanti, perché alla fine questi sono tutti i punti che serviranno poi quando si andrà avanti nel corso della stagione. Poi c'è la cosa dei più giovani, so che tu non guardi, è meglio guardi magari a molto relative ai punti singoli, individuali, però la partita di solito è una partita importante, 20 punti appunto, è una prestazione di importante dal punto di vista offensivo e diciamo, che lascia ben sperare in vista dei prossimi. Sì, Darius è un giocatore che ha attacco, è in grado di produrre attacco, deve migliorare tanto nella lettura delle situazioni, è un giocatore come di grande energia, fa fatica a riconoscere ancora alcune situazioni che le difese giustamente gli propongono, non è abituato a gestire il pallone, quindi stiamo lavorando tanto sulla sua capacità di creare dal palleggio per sé e per gli altri, perché è una cosa che in Lituania non ha fatto tanto. Lui va sempre a 2000, è un giocatore che nell'andare a 2000 a volte non mette errori, però ha un passo per la categoria oggettivamente fuori portata, perché poi quando decide di andare al ferro ci va. Se provasse a ricordare un po' di più i giochi non sarebbe male, a volte anche con me di compromesso, con tante chiamate a volte lo confondiamo, però tutto sommato una prestazione sicuramente soddisfacente la sua. Ti faccio un'ultima domanda, cosa è successo nel secondo quarto? Sono proprio con Spera, che si è arrabbiato tantissimo per un suo, non so, un suo errore, cosa, insomma, qualcosina l'ha fatto esplodere, perché sì, visto come... abbiamo provato, in transizione ha perso un passaggio, ha fatto il passaggio a quello marcato, non a quello libero, la palla per una serie di rimpalli d'aria di rigore gli è tornata in mano, lui ha pensato bene di farsela togliere dalle mani dell'orefice, cioè io sull'avere cura del pallone sono molto severo. Ha detto se lui, ci ha detto Gigi, cioè, cerchiamo, insomma, abbiamo provato a perdere una volta, tornato a perdere, non ci siamo riusciti e quindi abbiamo avuto una reazione un po' poco british. Ultimissima, dove potete arrivare, dove volete arrivare, soprattutto in questa settimana, su cosa andrei a lavorare in vista della prossima? Dobbiamo lavorare sicuramente sull'intensità complessiva, non dobbiamo smettere di giocare, sul dettaglio, perché poi eseguire senza fare i blocchi non porta a nulla. Diverse azioni abbiamo eseguito, ma non abbiamo bloccato. Avevamo preso anche dei discreti tiri, stasera è stata una gara un po' strana perché comunque siamo messi subito avanti e poi siamo andati un po' in gestione,
però dobbiamo essere bravi a capire che quando giochiamo un quintetto alla pari, di pari età, dobbiamo essere più incisivi tutti, perché altrimenti non possiamo lasciare Dario Valentino solo nel quintetto degli under a sbattersi. Gli under devono capire che devono essere duri, perché il basket è un gioco dove devi dimostrare di essere affidabile. Stasera non sempre lo siamo stati e dobbiamo crescere proprio in questa fase del riconoscimento della gara. Concedenza.